Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della Carriera Allenatore con il nostro magico Bari. E ragazzi, vi voglio come sempre ringraziare per tutti i mi piace, tutte le iscrizioni al canale. Mi raccomando, un bel mi piace di supporto già subito adesso, vai, clicca questo mi piace. E ragazzi, quindi faremo 4 partite ad episodio, ve l'ho promesso e lo faremo. 4 minuti leggenda, si va nel match. Si comincia ragazzi, gara importantissima, facendo 4 partite. Ora devo regolarmi con le clip, non è che lo voglio far durare proprio tantissimo il video, però metterò le cose più importanti, dai, ci proviamo. Iaialo, iaialo, la tiene bene, qui noi siamo andati un pochettino a vuoto. Bello il recupero di Cassani, ripartiamo con Piu, che vede Floro Flores, però vede salire anche Franco Brienza. Vai Brienza, vai Brienza, vai Brienza. Prova lo sto tiro a giro Brienza, palla fuori. Lancio lungo, interviene Cassani di testa, bravissimo, dai così, appoggiati più, perfetto. Guidi ancora per Martigno, che è molto molto veloce, deve sfruttare questa velocità, infatti allarga il gioco verso Sabelli. Sabelli vede Brienza, 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 col mancino Brienza ancora, mamma mia. Dai che intervieni bene, bella la difesa, peccato che qua siamo usciti un po' male, eccolo Cassani. In diagonale difensiva, ripartiamo, Guidi, pallone dentro, attacchiamo centralmente, anzi no, allarghiamo, ma Floro Flores, ragazzi, Floro Flores non sta giocando bene, io lo toglierei, metterei Nenè, proviamo questo colpo che non lo so, proviamoci. Vai col colpo di testa, esce benissimo qui la difesa del Palermo, Brienza ancora, deve ribadire il cross, la palla viene qui recuperata. Aia, Cionek, ripartono, occhio, bravissimo Bani, gran bel difensore, però ora la palla è ancora loro, madonna Bani, ma che intervento che hai fatto, vai che ripartiamo con Marrone, Marrone un po' di campo, Marrone rientra, dai, dai, dai che l'hai visto, perfetta la palla per Piu che però purtroppo tergiversa troppo e perde palla. Qui batte corto il Palermo, rinvio di Struna, poche idee per il Palermo. Vai così, ultima azione probabilmente. La palla è buona per Nenè. Nenè può attaccare, però viene fermato. E qui riparte il Palermo, ma finisce la partita, ragazzi. Una gara dove abbiamo giocato bene, secondo me è un buon pareggio in casa del Palermo, che non è assolutamente da buttare. Non abbiamo subito neanche un tiro dal Palermo, noi non siamo stati pericolosissimi. Serve troppo Kozak lì davanti, ragazzi. Ragazzi, a quanto pare arrivano offerte anche fuori dal mercato, quindi questa cosa è interessante. Mi è arrivata un'offerta di 3.150.000 per Galano, dall'Atalanta addirittura. Vediamo, vediamo, 3.150.000 non è male. Quindi ci possono essere le trattative di mercato anche durante la stagione, così. Ok, vorrei fare un'altra offerta, 26 anni, 72, vorrei chiedere almeno un 4 milioni e mezzo. So che l'Atalanta i soldi può cacciarli, per 4 milioni e mezzo Galano lo do via e poi vado ad ovviare. Tanto posso mettere in prota e Brienza lì, però vediamo, non lo so, 3 milioni e 7. Dai, 3 milioni e 7, arriviamo almeno a 4, cara Atalanta. Voglio arrivare almeno a 4 se lo volete, anche perché per il momento penso che mi rimane comunque in squadra fino a gennaio, quindi non sarebbe così male. Ok, pagano la cifra di 4 milioni. Beh, Galano venduto a 4 milioni, secondo me ragazzi è una gran cosa. Ora vediamo se si accordano per il contratto e noi proseguiamo. Facciamo ragazzi gli allenamenti, non dobbiamo mai dimenticarci, se no è un casino. Allora, però sistemiamoli questa volta. Io mi allenerei Piu sicuramente, quindi mettiamo dribble alle porte, Guidi perché si deve allenare, al posto di Gyomber ragazzi io metterei, allora, o Corlu che ci possiamo allenare, è importante, oppure fatemi pensare un po' in difesa come terzini, pure Berardi si deve allenare, anche Mikai, dai alleniamoci però Corlu perché io lo voglio far salire assolutamente questo giocatore, quindi vediamo se qui riesce a salire qualche giocatore, sarebbe interessante vedere, no, per il momento no.
Ok ragazzi, come seconda partita giochiamo contro la Salernitana e io vedo tutte frecce in su, stanno tutti bene ragazzi e stanno tutti in forma, quindi non ha senso modificare la formazione, gioca anche Kozak adesso titolare questa volta. Io per il momento finché stanno bene i giocatori li metto tutti in campo quelli titolari, poi faccio giocare anche qualcun altro che gioca poco, magari forse nella prossima partita. Quindi direi che leggenda 4 minuti sereno contro la Salernitana si va nel match. Dobbiamo ragazzi assolutamente riscattare tra virgolette questo 0-0, nel senso che voglio assolutamente vincere questa partita. Giochiamo questa volta in casa, il Bomber Kozak è pronto, si comincia. Cerchiamo di incominciare a giocare a centrocampo, subito Piu verso Kozak, i due si intendono a meraviglia, però qui viene interrotta la palla, c'è Minala che gioca adesso alla Salernitana, pallone quasi recuperato, c'è Zito, ancora Minala, tiene il pallone, qui dobbiamo recuperarla, bravo Marrone a intercettare un po' la palla, occhio qua sulla fascia, pallone in profondità, pericolosissimo qui, no, non mi dire che hai dato rigore. Non ci credo. Ma dimmi che... No, dai, raga, ma che rigore è? Madonna, cerchiamo di pararlo a Rosina. E gliela para! E gliela para! Bella la spoda di Kozak. Vai più, mettigliela per Martigno. Martigno, deve entrare in area. Calciala Martigno, la palla resta lì, Brienza. Mettila dentro qualcuno. No! Calcio d'angolo, sfruttiamolo bene, ecco il pallone dentro, non ci arriviamo, qui interviene bene Gatto, dai dobbiamo recuperarla subito, mannaggia che Rosina non la perde mai, gran bel giocatore, eccolo Minala, ancora Vitale, tiene bene palla, ancora Minala, interviene però il nostro centrocampo e qui bravissimo Cassani che è ovunque, sta giocando veramente bene, vai Martigno che sei veloce. Martigno per Piu, vai Kozak, vai Bomber Kozak, Kozak! 1-0, ci pensa Bomber Kozak col driver shot e andiamo così, madonna ragazzi l'intesa Piu Kozak è qualcosa di devastante, guardate, bello il movimento di Kozak, io ho messo inserisci dalle spalle, poi di sinistro col mancino, la mette alle spalle del portiere, 1-0 per noi, fantastico avvio. Ora stiamo attenti a gestire bene il pallone perché qua non è mai finita, vai Brienza, ora un po' in bambola la Salernitana, oddio Piu, no è Kozak, è ancora Kozak, 2-0 sempre col mancino, ma che buono, vabbè ragazzi mi sono innamorato di questo giocatore, è un bomber assoluto, cioè fa i movimenti da vera punta e poi qua Brienza gli ha servito un pallone meraviglioso, veramente stupendo, ma guardate il movimento di Kozak, pensavo fosse Piu in posizione centrale, invece era lui. Ragazzi, è già arrivato a quota 3 gol in campionato. Mi sa proprio 3. No, mi sa 2 presenze addirittura. Grande Kozak. Bello il recupero di Cassani. Vai, ripartiamo così. Piu deve aspettare un inserimento. Arriva l'inserimento di Brienza. Brienza col mancino. Palla fuori di poco. Ho fatto qualche cambio, ragazzi. Vediamo se sfruttiamo questo calcio d'angolo. Galano. Eccolo Kozak, pallone allargato, Martigno col mancino, la parata di Radunovic e ora l'arbitro sicuramente fischierà e finisce qui il match ragazzi, dominata questa partita in casa contro la Salernitana, direi benissimo, abbiamo giocato alla grandissima, non altri perché prima abbiamo pareggiato, 3 punti in cassaforte sotto col prossimo match. Ragazzi abbiamo venduto Galano e quindi abbiamo per gennaio 3 milioni nel budget, mi dispiace un po' per Galano però sono sicuro che questi soldi potremo sfruttarli al meglio. Ragazzi arriva il derby col Foggia, abbiamo perso ai rigori in Coppa Italia purtroppo, adesso però è un'altra storia, abbiamo anche altri giocatori. Allora voglio fare qualche cambio, al posto di Marrone volevo provare un po' Busellato, sinceramente, perché è un giocatore che mi piace veramente tanto. Poi, voglio portarmi Zanellato in panchina perché lo vorrei provare, assolutamente, faccio un po' di cambi. Tonucci al posto di Bani che sta pure salendo alla grande. Delia sulla sinistra, non voglio fare proprio un turnover devastante, però voglio sfruttare un po' di giocatori. Metto Teglio qui che secondo me può regalarci gioie, Brienza e Kozak sono imprescindibili, quindi
Leggenda 4 minuti sereno, si gioca il derby col Foggia, in casa del Foggia, si va nel match. Dai Bari, come direbbero loro, ciamma fa in questa partita, dobbiamo vincere, dobbiamo convincere, questo è il derby che vale probabilmente anche una mezza stagione, si comincia. Bravo Delia, sempre attento Delia, mettila, guidi. Ancora Taylor, pallone per Kozak, Kozak allarga verso Brienza, Brienza col mancino, il palo incredibile al 45esimo, la prima vera occasione della partita arriva al 45esimo. Brienza ragazzi c'ha un mancino che è qualcosa di impressionante, peccato qui andare a vantaggio, a riposo, era ottimo. Vabbè, stanno giocando un po' tutti bene, l'unica cosa vorrei togliere Guidi e metterci Zanellato. E proseguiamo così ragazzi, fondamentale tenere ancora la partita su questo risultato e provare ad attaccare. Questa ripartenza possibile, cioè pensiamo prima a non prendere gol ovviamente. Oddio, bravo Mikai, Mikai allarga sto gioco, madonna che rinvio brutto. Vai che ripartiamo bene, perfetta la palla per Busellato. Vai che ha fatto il movimento Kozak, oddio Kozak, 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 solo davanti al portiere Kozak! 1-0 Bari, casa del Foggia, sempre lui il bomberone Kozak. Cioè, ragazzi, è un fenomeno, ma fa quei movimenti stupendi. Poi che palla messa in mezzo, qui solo davanti al portiere, non poteva assolutamente sbagliare col destro. Vantaggio per il nostro Bari nel derby, andiamo così. Ancora Galano, vede il movimento qui di Sabelli, Sabelli deve tenere palla. C'è Kozak dentro, vai che è ancora buono. Mannaggia, non si capisce più niente. Zanellato col destro, palla fuori di poco. Occhio qua, c'è Viafara, lancio lungo, vai di testa, vai di testa. Bravo Delia, sempre attento. Zanellato tiene lui il pallone. Occhio, occhio a chiudere. Va bene così Martigno. Bella la palla allargata. Ok, Kozak fa salire la squadra ottimamente. Serve Franco Brienza. Brienza si gira, bella la giocata, oddio, vai Brienza che l'hai visto, vai che c'è Galano, Galano, proprio lui che venderemo a gennaio, segna il 2-0 ragazzi, ma che invenzione di Brienza, Ciccio Brienza è un fenomeno, mamma mia, l'anno prossimo che se ne andrà non so come faremo, ma qui che invenzione, bellissima questa palla. Poi Galano col sinistro non fallisce, ragazzi, probabilmente gara chiusa. Vediamo, vai che andiamo noi in anticipo. Troppo no. Foggia cerca con le ultime energie di salire e finisce il match, ragazzi. Vinciamo 2-0 in casa del Foggia. Sono fomentatissimo, mamma mia. 7 punti nelle ultime 3 partite. Magari non vi sto mettendo azioni delle squadre ospiti, ma o meglio, delle squadre che ci affrontano. Ma non stiamo subendo granché. 91 di overall teniamo lì, ragazzi. Sta andando tutto alla grandissima. Ho fatto giocare Busellato che me l'aveva anche chiesto, ma io volevo farlo già giocare. Facciamoci i nostri allenamenti che sono fondamentali. Dai Guidi, sali che devo fare questo obiettivo. Perfetto, l'ho chiamato ed è salito. Ci gira tutto bene, adesso 53 di overall. Dai, dai, dai che devi salire bene, forza Guidi. Allora, avanziamo, ora teniamo la sfida, se non sbaglio, col Novara. Devo controllare un po', sì, col Novara. Questo è tosto, il Novara mi dà, non lo so perché, ma mi fa un po' paura. Allora, però gestiamo bene la rosa, che è fondamentale. A posto di Brienza facciamo giocare in Prota, che è un po' che non gioca. Qui sulla sinistra gioca Iocolano, Kozak è un po' stanco. Io metterei Sissé, che fino ad ora non l'abbiamo provato. Guidi deve stare sempre in campo. Mettiamo Petriccio, anzi no, lasciamo Marrone, perché sennò poi teniamo poca solidità lì. Gioca Henderson, Bani sta giocando benissimo, quindi lo lascio. Al posto di Gomber mettiamo Masi, anzi, al posto di Marrone mettiamo Bascia, che è un po' scontento. A sinistra Morleo, ragazzi, lo voglio vendere, lascio Cassani, Masi. Facciamo giocare Berardi, così poi se no si potrebbe lamentare. Dai, direi che va bene la formazione. Quindi ragazzi, sfida in casa contro il Novara, leggenda 4 minuti, sereno, inizio alle 15, si va nel match. Ragazzi, questa è una sfida tosta, non la sottovalutiamo, anche se stiamo andando bene, perché secondo me può darci veramente fastidio questo Novara. Ragazzi, in queste prime partite di campionato io non vi ho mai fatto vedere la formazione ospite e questo è grave, perché io di solito ve le faccio vedere. Allora, vedete, il Novara gioca con un 4-3-1-2 con Ronaldo a centrocampo, vabbè.
Gianluca Sansone, che ha giocato anche in Serie A, Casarini, Del Fabbro, Trost. È una bella formazione. Occhio, io sono veramente preoccupato. Vai Guidi, allarga il gioco. C'è Iocolano, perfetto. Ancora Bascia, pallone allargato. Henderson allarga tutto per Improta. Improta vede dentro Iocolano. La parata, vai Iocolano. Madonna santa. Vai Berardi, vai al rinvio Berardi. Perfetto, vai di testa. Mannaggia, oh, quest'ombra non si vede niente, ragazzi. Vai, vai a chiudere, bravo Bascia. Vedilo il movimento, c'è Piu. Piu la tiene, che dribbling di Piu. Vedi Sissé, mannaggia, non mi fa i movimenti come Kozak. Sissé, centrocampo che gestisce bene. Qui Foggia, no, che Foggia, il Novara. Occhio Maniero, no, no, ti prego. Bravissimo Henderson, ripartiamo, ripartiamo con Improta, che bello rapido. Vai Improta, corri su sta fascia, te la devi mangiare questa fascia. Improta, Improta, metti bene il cross. Vai col destro Piu. Madonna mia che si è mangiato. Piu tiene il pallone, può servire a Iocolano. C'è ancora Cassani, Cassani rientra. Bella la palla dentro, ancora Piu. Oddio, bellissimo il movimento. Cassani non è un attaccante però. Traversa, ma vaffancuore. Iocolano vede Guidi, Guidi la mette giù. Il pallone per Bascia, può caricare il destro Bascia. Montipo ci mette una pezza. Va bene così. Cambia tutto Piu, so che puoi farlo. Perfetto per Iocolano. Che passaggio che ha fatto Piu, ragazzi. Iocolano tiene palla. Potevi pure non tenerla qua perché gliel'hai regalata. Ma vabbè, dettagli. Perfetta qua, vai Piu, mettigliela. C'è Improta col destro, ancora Montipo. C'è Maniero che tiene bene il pallone. Maniero ricomincia da dietro. Ma riusciamo per il momento adesso a strappare il pallone. La tiene bene il Novara. Vai, vai, vai che Cassani l'aveva quasi presa. Bravissimo Masi, che intervento. Vai, ripartiamo. Probabilmente una delle ultime azioni. Sissé fa salire la squadra. Madonna Sissé, però sei una sega, mannaggia. Vai, vai così Masi. Perfetto. Piu può allargare il gioco. Vai Iocolano, che gladiatori. E finisce il match, ragazzi, purtroppo 0-0. Mi sento di rabbia perché abbiamo fatto un sacco di tiri dalle clip, lo vedete, ma non siamo riusciti a metterla dentro. Sissé bocciato, non mi è proprio piaciuto. In difesa Masi ha fatto una partita eccezionale. Vedete quanti tiri gli ho fatto, in porta 6 tiri gli ho fatto, ma niente. Ha fatto grandi parate il portiere del Novara, vabbè ci sta, non è che possiamo vincere tutte. L'importante è stato non perdere. In campionato, ragazzi, siamo secondi a un solo punto dal Pescara. Quindi per il momento stiamo giocando bene. Serie B che vi ricordo è molto molto difficile. Abbiamo un overall di 90 addirittura. Vi faccio vedere nel prossimo episodio con che squadre andremo a giocare. Giocheremo con la Pro Vercelli, l'Ascoli, con la Ternana e poi con il Cittadella. Quindi gare belle toste, quindi dobbiamo fare bene. Quindi ragazzi, mi raccomando, tanti pollicioni in su. Abbiamo qui abbiamo venduto Galano, però a gennaio vediamo come sopperire nel caso, anche se la rosa va bene così. Quindi ragazzi, un bel mi piace, una bella iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.